Signore e signori, sono le quasi le 15.30 del 29 di settembre 2019. Sono entrate in campo le squadre della Virtus e dell'Acqua Negra. E c'è una palla rubata dalla Virtus che tira in porta e quasi fa gol. Terzo minuto, la punizione per la Virtus contro l'Acqua Negra. Ci hanno appena comunicato che si chiamano acquanegresi gli abitanti di Acqua Negra ed è un comune storico perché era sotto la dominazione dei Gonzaga in provincia di Mantova. Vediamo adesso cosa succede, speriamo che non succeda. Attenzione, c'è un tuffo in area, l'acqua non c'è e quindi si sentono gli urli di dolore di chi è caduto. In area c'è movimento, attenzione al fischio dell'arbitro che lo arriva adesso. Tiro direttamente in porta, la palla sfiora il palo, Seniga la controlla e la lascia sfilare. In attacco, palla profonda per il numero 10 che è Zava, scarta il portiere, tira in porta e poi sulla linea di porta gli viene negato il gol. Corner per la Virtus, attenzione, colpo di testa ancora una volta, gran parata praticamente sulla linea di porta ed è stato Scalman a parare praticamente un gol fatto. Allora c'è un altro corner, attenzione, ancora colpo di testa e questa volta sul doppio colpo di testa la rete viene scossa e il gol viene realizzato dalla Virtus, quindi 1-0. E il gol è stato messo a segno da Brocchi, il centrocampista, con un colpo di testa perentorio che porta appunto in vantaggio la Virtus 1-0 sull'Acqua Negra intorno al 18° minuto. Il numero 10 adesso che attacca l'area, palla in mezzo, attenzione! No, questo gioco pericoloso sul portiere, giustamente. Attenzione, palla in area, fallo, calcio di rigore. Ma come? È andata ad incontrare? Non abbiamo capito. Adesso attacca, ecco che il Bonni sparacchia una palla lontanissima che ha l'effetto e imbroglia il difensore dell'Acqua Negra che adesso cerca di fermare con un colpo di rugby. Fallo e ammonizione. E intanto siamo al 30° del primo tempo, palla in mezzo, tuffo in area, l'arbitro non dice nulla, tiro in porta, botta sicura, ribattuta da qualche difensore dell'Acqua Negra. E allora la palla si può sviluppare sulla parte sinistra dell'attacco dell'Acqua Negra. C'è un fuorigioco, speriamo che non la passi. Secondo noi è fuorigioco e c'è il fuorigioco. Acqua Negra pronta al cross, ma invece si ferma, vuole fare l'uno contro uno. Il cross arriva adesso, mamma mia, parata di piedi, pugno del portiere che non si è sentito sicuro di prendere il 36° del primo tempo. Corner ancora per la Virtus, battuto benissimo dobbiamo dire. E questa è una parata da mettere in archivio perché è degna almeno di Buffon. Bravo ragazzi! Ottima palla della Virtus, palla per Zava. Zava è tutto buono, portiere che para ancora una volta, grande intervento del Daniele che... E adesso di là si attacca con il numero 7 che dovrebbe essere il Bri, palla buona. Tuffo in area, si tenta un colpo alla Ibrahimovic, ma Ibrahimovic abita in Svezia. L'orologio dice 43° punizione per la Virtus, abbastanza regalata. Tira il Thomas, tiro in porta e la palla fa la barba alla traversa. Quello che dirà. Comunque, fine del primo tempo, vantaggio per la Virtus 1-0. Gol del difensore e non del centrocampista Brocchi.